devo dirlo, secondo te il mio nome? Tanto lo sanno. Ciao a tutti, sono Alessandro Coini, come ben sapete, ci conosciamo da tempo. Questo video consiste in una breve lezione che io dovrei fare riguardo un argomento che abbiamo trattato quest'anno. L'argomento che volevo trattare con questa lezione erano le forze di attrito, argomento che noi abbiamo studiato quest'anno, perché l'abbiamo studiato. In fisica l'attrito o forza d'attrito è definito come una forza che si oppone al movimento di un corpo. L'attrito innanzitutto è un fenomeno macroscopico sempre presente nel mondo reale. Possiamo classificare inizialmente in due modi diversi le forze di attrito, ovvero quello statico e quello dinamico. L'attrito presente tra due corpi in quiete, è giusto, in quiete? Sì. In quiete tu devi inquietare qualcuno. No, in quiete, no, in quiete è più scientifico. Allora, l'attrito presente tra due corpi in quiete tra di loro è detto attrito statico, mentre l'attrito che si forma tra due superfici in movimento è detto attrito dinamico. Diversi furono gli studiosi che si interessarono allo studio delle forze d'attrito, come Aristotele, il quale disse che un corpo in movimento tenderebbe a fermarsi se non mosso da un'altra forza. Oppure Galilei, che tramite al piano inclinato decretò che vi erano forze di attrito diverse tra materiale e materiale. Secondo l'interpretazione classica esistono tre forze di attrito: radente, volvente, viscoso. L'attrito radente è quello che si manifesta tra due superfici a contatto che strisciano l'una sull'altra. L'attrito radente è causato da microscopiche valli e colline presenti sulle superfici. Anche se una superficie ci sembra liscia, in realtà presenta appunto queste micro valli e colline che poi si incastrano fra di loro e oppongono resistenza al movimento. Allora, per spiegarvi l'attrito radente statico, vi faccio un esempio. Mettiamo il caso in cui noi dobbiamo spostare una cassa lungo un piano. Per spostarla non utilizziamo dei rulli per farla scivolare, ma soltanto la spingiamo. Se noi applichiamo la forza alla scatola poco per volta, notiamo che inizialmente la scatola rimarrà ferma, proprio perché la forza che applichiamo in quel momento è minore alla forza di attrito radente statico, che quindi tiene ferma la scatola. Quando noi vinciamo questa forza di attrito radente, la scatola comincerà a muoversi. Se con un dinamometro calcoliamo la forza necessaria per spostare una cassa, scopriremo che questa forza necessaria è esattamente la metà della forza necessaria per spostare due casse uguali alla precedente. La forza attrito radente la si calcola moltiplicando il coefficiente della forza attrito radente per la forza di perpendicolare. La forza di perpendicolare è uguale alla forza peso nel caso in cui il piano preso in considerazione sia un piano orizzontale. Mentre se il piano è inclinato, la forza di perpendicolare la si calcola tramite la formula forza peso per il coseno dell'angolo, che io chiamo alfa. Mentre la forza di attrito radente dinamico è la forza d'attrito che si oppone al movimento di un corpo già in movimento, e la si calcola con una formula molto simile a quella dell'attrito radente statico, che è forza attrito radente dinamico uguale a coefficiente di attrito dinamico per la forza di perpendicolare. Vale sempre lo stesso discorso, per il quale la forza di perpendicolare è uguale alla forza peso nel caso in cui il piano preso in considerazione sia un piano orizzontale. Il coefficiente d'attrito statico è maggiore o uguale, sempre, non può essere minore, del coefficiente d'attrito dinamico, e questo dipende dai materiali in cui sono fatti il corpo preso in considerazione, il corpo che si sposta, e il piano sul quale il corpo transita.
L'attrito volvente invece è una forza d'attrito che si oppone al rotolamento di un corpo. La forza d'attrito volvente generalmente è molto minore alla forza dell'attrito radente. Infatti si ha un guadagno quando dobbiamo trasportare un qualcosa con delle ruote, quindi spingendolo su un carrello, piuttosto che facendolo strisciare per terra. Il rotolamento di un corpo è reso possibile grazie alla presenza dell'attrito radente statico, perché se esso non ci fosse, il corpo slitterebbe. La ruota non compirebbe un rotolamento puro. Questo attrito è espresso da un'equazione simile a quella precedente, ovvero la forza d'attrito volvente è uguale al coefficiente dell'attrito volvente per la forza perpendicolare fratto il raggio. Quando un corpo invece è a contatto con un fluido, è soggetto alla forza d'attrito viscoso. Quindi, ad esempio, quando un ragazzo va in kayak, dov'è presente l'attrito viscoso? Allora, innanzitutto direi l'esempio più palese è quello della pagaia che entra in acqua e, come qua possiamo vedere, incontra una resistenza al nostro movimento. E se non fosse per quella resistenza, il kayak starebbe fermo. La legge di Stokes ci permette di calcolare la forza d'attrito viscoso tramite la formula forza d'attrito viscoso uguale a 6 pi greco per il coefficiente dell'attrito viscoso per la velocità per il raggio. Direi che il mio video di fisica finisce qua e ci vediamo tra poco.